Siamo al porto di Marina di Pescara con Renato Di Nicola. Ci dici, Renato, perché siamo qui oggi pomeriggio? Allora, siamo qui innanzitutto per protestare per il fatto che la Palestina è sempre occupata, che Gaza in particolare è sottoposta a un regime di controllo militare dove non possono entrare nemmeno i viveri, e siamo qui per protestare anche per il fatto che Israele in acque internazionali ha bloccato violentemente o meno delle navi che portavano aiuti umanitari. Questo Mediterraneo è una zona molto difficile, tutto ciò che avviene in questo Mediterraneo ha ripercussioni in tutte le sponde. Far succedere questo in acque internazionali significa aggravare la situazione in tutto il nostro mare. Questo mare è un mare che ha delle coste difficili, ha delle situazioni sociali e politiche difficili, ma anche grandi possibilità di cambiamento se i popoli sanno respingere i tentativi di guerra. Questo di Israele è un tentativo di allargare il conflitto perché non riesce a risolvere le proprie contraddizioni interne, cioè non è in grado di imporre uno Stato razzista nel 2010 nei territori che hanno visto la vita della Palestina da migliaia di anni. E quindi dà a tutti quanti gli altri la problematica, la sua problematica, quella appunto che non riesce a risolvere. In Palestina devono vivere due popoli con due stati, con due capacità e possibilità di organizzazione propria, e ognuno deve garantire l'altro. Da qui non se ne viene fuori. Israele deve cominciare a fare la prima mossa, perché non ha mai rispettato i dettami dell'ONU, non ha mai rispettato nessuna legge internazionale. Noi vogliamo che la legalità internazionale abbia qualche senso qualche volta. E quindi noi lo facciamo per i palestinesi, lo facciamo anche per quegli israeliani che si oppongono alla colonizzazione, e lo facciamo per tutti i popoli del Mediterraneo, perché vogliamo vivere in pace. In realtà è questo, è pace, pace, pace. Corrado Di Santi, segretario provinciale di Fondazione Comunista. Avete appena appeso uno striscione sul Ponte del Mare. Cosa c'è scritto? Cosa significa? E lo striscione recita Palestina libera, perché in questo momento la Palestina, che di fatto non esiste, perché nonostante le decine e decine, centinaia di risoluzioni dell'ONU, non è ancora riconosciuto come Stato, e anzi la sua continuità persino geografica oggi viene messa in pericolo, e di fatto non c'è, perché continuano le occupazioni e gli insediamenti israeliani appunto ai territori occupati. Palestina libera perché la striscia di Gaza, 1.500.000 persone sono sotto embargo ormai da 2 anni, e Palestina libera perché quello che è successo dice ancora che c'è uno Stato, un esercito, quello israeliano, che impedisce in quella regione la pace. Perché l'ultimo attacco in acque internazionale alla flottiglia che voleva portare medicinali, aiuti a Gaza per denunciare l'embargo, ma anche per violarlo, quell'embargo, è stata attaccata, ci sono stati dei morti, e quindi l'arroganza di uno Stato con il suo esercito che continua imperterrito. Per questo pensiamo che sia venuto il momento che la società civile europea e mondiale si mobiliti, faccia sentire la propria voce e si dia via a una campagna di boicottaggio. Perché appunto siamo pacifisti, siamo non violenti, ma questo non vuol dire che non siamo determinati, perché le cose debbano cambiare, perché la politica debba essere di Israele e si debba arrivare a una pace vera. Maurizio Acerbo, Rifondazione Comunista, perché siamo qui alla Madonnina di Pescara oggi? Beh, per testimoniare la nostra solidarietà
alla popolazione palestinese che è sotto assedio a Gaza, e anche per esprimere la condanna nei confronti degli atti criminali del governo israeliano. È bene che l'opinione pubblica si faccia sentire, che crescano iniziative di cui la flotta di navi che ha cercato di rompere l'embargo credo che sia rappresentativa di una possibilità, cioè quella di non stare né con l'integralismo islamico e né con la politica di Israele e degli Stati Uniti, ma di sostenere invece la via della pace, del dialogo e del riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. E su questo credo che come sinistra, come democratici e come movimento pacifista non dobbiamo farci condizionare neanche dalle posizioni di chi dice che siccome i palestinesi si sono riconosciuti in Hamas non è possibile sostenere i diritti del popolo palestinese, prima di tutto perché vanno respinti le modalità con cui i media occidentali raccontano quello che accade tra i palestinesi, compreso il ruolo di Hamas, e in secondo luogo perché ci sono dei diritti di un popolo che sono diritti imprescindibili, e anzi il fatto che determinate forze abbiano conquistato il consenso tra i palestinesi è anche conseguenza del fatto che si sono chiuse tutti gli spiragli di cambiamento in Medio Oriente, e questa è una responsabilità di Israele e dei paesi occidentali.